stamattina, avendo un nuovo cantiere appena preso, si doveva iniziare subito per via delle consegne e tutto, ho detto dai, qualche ora inizio io, insomma, andiamo a vedere come fare, non fare. Bene, allora Gesù, perché chiaro non è più datario. Sono già qua dietro di te, caro. Come al solito, lui si è seduto dentro al processore al calduccio e io a tagliare. Ovviamente avevo già le mani gelate. Pensavo di trovare un paio di guanti in macchina, ma li ho tutti persi. I veri boscaioli tagliano anche a mani nude. Io avrei preferito anche non farlo, ma vabbè. Oi, Zizi! Oh! Dai, ci insegna a smaccarti icone, Sveide, brava! Ma aspetta, Doc, che le piccole ti fai... Puoi vedere? Oh, che sta la tra chi o su? Basta che la ciappe, boom! Dove te lo sei dimenticato il tuo cuneo che hai tanto rotto le balle per comprarlo, no? Da 1000 euro più IVA? No, perché sennò le ho portate di ritorno, perché mi sa che per non adoperarlo. Mi ero così presa via dal Vitale che usa solo i cunei che ho detto provo anch'io a usarli solo in cunei. Ma ascolta, tu sa che le merda, no? Ma che cazzo tu stas loco nel cune che a far su commedia, ma ma togliete che la merda, lo, con che le batterie, ma dai cazzo! Ho trovato la classica pianta che non pesa e con i cunei non andava giù. Devi prepararti la roba, è la prima roba che ti insegnano. Si inizia a tagliare la pianta con il pieno, con gli attrezzi lì, o se no è meglio andare via sul divano. Ho le cuffie, sento, parli a vanvera! No, non sono dimenticata. Ho detto, dai, Vitale non lo usa, imparo anch'io a non usarlo. Ma hai capito che sarai qua da sola, signorina? Ma lui non mi ascoltava perché doveva sbroccare che non avevo il cuneo meccanico. Alla fine ho dovuto cedere e andare a prendermi il cuneo meccanico e via. Andai a manco la strada, eh. No, no, ma io veramente non so chi che tasse, eh? Ma che cazzo fa da ste strada, dai? Ma cazzo, ma non ho da sa che le le corre stare in pe... Ma guarda che chioi te lo tole, eh? Ma è meglio che lo de chi piantis! Ma cazzo, ma giù chioi, oh, ma ti... sulla petà in su, non la compare in su, eh? Alla fine, dai, è caduta un po' più in su, però con una prolunga o qualcosa si riesce benissimo a prendere. No, no, ma io, ma no... Io ero tutta agitata per fargli vedere il taglio nuovo di Vitale, ma Michael era stressato e vabbè, lo capisco, doveva andare a lasciarmi lì da sola. Michael mi fa usare una mazza che è sia troppo grande che troppo pesante per me.